Ci sono dei luoghi, dei cortili, degli avamposti che in questa nostra terra toscana hanno una caratteristica precisa, quella di essere dei luoghi della solidarietà, dei luoghi in cui il termine accoglienza ormai è prassi quotidiana. Questo cortile è uno di questi luoghi di solidarietà, di accoglienza, in cui si cerca di combattere uno dei nemici fondamentali della nostra epoca, perché non ce ne rendiamo conto, ma la povertà continua a essere decisamente presente anche nelle nostre città. Questo è il cortile dell'associazione Giorgio La Pira a Prato, un'associazione che lo scorso anno ha distribuito pasti a quasi 60.000 persone, che ha accolto oltre 7.000 persone senza fissa dimora nei loro dormitori, che riesce a essere vicina alle persone che hanno bisogno e non solo le persone senza fissa dimora, perché la povertà, come dire, sta dilagando anche in altre classi sociali. L'associazione Giorgio La Pira durante il lockdown ha dovuto cambiare le proprie abitudini, le ha cambiate ancora. La grande Sala Mensa era un luogo non solo di accoglienza, ma di ritrovo, dove si scambiavano anche le esperienze di vita. Adesso le persone arrivano una dietro l'altra, prendono il loro sacco mensa, il loro pasto e se ne vanno via. La presidente dell'associazione La Pira, Elena Pieralli, quindi il lockdown e questo virus terribile ha cambiato anche il vostro modo di accogliere e di essere vicini. Sì, siamo stati costretti a cambiare le nostre modalità di aiuto e di distribuzione del pasto per ovvi motivi. La nostra sala mensa non ci consente di rispettare. Allora, nel momento del lockdown ovviamente era tutto chiuso e quindi era proprio impossibile poter far entrare le persone come abbiamo sempre fatto. In questo momento, quindi passato il momento di chiusura del lockdown, quindi l'estrema emergenza, abbiamo continuato con questa modalità di distribuzione perché gli spazi non ci consentono di rispettare le distanze previste, non ci consentono di poter in qualche modo garantire la sicurezza e quindi tutto quello che è previsto dal protocollo. Ovviamente non ci siamo fermati, non ci siamo fermati allora, continuiamo tuttora e penso che purtroppo dovremo proseguire anche durante la stagione invernale, perlomeno le premesse non sono delle migliori. Il tempo ci ha aiutato in questo momento perché siamo passate dalla primavera all'estate e quindi è stato molto più semplice. Da ora in poi, insomma, siamo un po' preoccupati perché in effetti sarà più difficile per chi viene a mangiare. Certo, sarà più difficile, poi c'è questo mantenere le distanze, che lo sappiamo bene, è una questione di precauzione, dobbiamo farlo perché così è, però mantenere le distanze, come dire, rispetto a una persona, per esempio, senza fissa dimora che vive per la strada, durante i mesi del lockdown è stato anche un aggravare una situazione del dargli al diverso in un certo senso, cioè quell'uomo sdraiato per terra era un problema perché chissà che cosa era, avrebbe infettato tutto il quartiere. Ne abbiamo sentite di queste frasi, voi siete un avamposto anche per smorzare questi toni, no? No, ma sicuramente i pregiudizi e le idee sbagliate ovviamente hanno anche una giustificazione, potrebbero avere. Però questo purtroppo porta, appunto, come diceva tanti, ad allontanare, a emarginare se già insomma, le situazioni di emarginazione sono piuttosto frequenti. Quindi persone che già vivevano la solitudine, già vivevano uno stato di emarginazione particolarmente forte, che forse sì, si sono sentite ancor più messe Messo in un in angolo, disparte, sì. esatto, cosa che invece poi alla fine. Perché poi ci sono tanti virologi che dice che chi vive all'aperto ha meno problemi rispetto al virus, No, mettiamola così. sicuramente chi vive all'aperto vive da solo E anche certo, e e quindi. quindi ha meno occasioni di contagiare gli altri. Questo sicuramente è banale, ma probabilmente è così.
La signora Rossella è una dei 120 volontari dell'associazione La Pira, ora ci dirà perché lei aveva un compito preciso, mettere nelle buste, nei cestini i pasti non solo per i senza dimora, ma anche per le famiglie che erano rimasti senza stipendio durante il lockdown, la cassa integrazione che non arrivava. Come dire, un compito importante. Sì, essendo tanti volontari e purtroppo nel momento di chiusura i volontari per le distanze siamo dovuti essere meno nelle cucine oppure a dare i pasti, io sono stata con Elena a fare i cesti per le famiglie che avevano perso lavoro perché lavoravano in dei posti in cui purtroppo era chiuso, tipo ristoranti, tipo cucine, tipo tutti quei posti in cui purtroppo non potevano più lavorare. Allora siamo stati a fare, chiaramente le comunicazioni venivano date dal comune, siamo stati a fare questi cesti stando attenti anche ai componenti delle famiglie, per cui c'erano famiglie con bambini, famiglie con anziani, famiglie con problematiche tipo che non mangiavano alcune cose, che siamo stati attenti e abbiamo settimanalmente fatto questi cesti per queste persone. Ecco, io vorrei capire anche che cosa rimane in questa relazione, che non credo per persone come voi che sono abituate a guardare appunto la persona e non certo un cliente, tra virgolette, che cosa rimane di questi rapporti, che cosa vuol dire dare quel cestino con il pranzo? Allora, vuol dire conoscere delle realtà che fondamentalmente forse ognuno di noi cerca di non conoscere, anche se le realtà ci sono, per cui toccando con mano queste problematiche, insomma resta tanto a noi e agli altri è un po' difficile perché sono ombre, nel senso sono persone ma che magari si vergognano anche di arrivare a prendere questa cosa. I ringraziamenti tantissimi. Si scusano addirittura di aver fatto questa richiesta per prendere queste cose, ma purtroppo, dice, l'esigenza, cioè, non l'avevamo mai fatto, ma l'esigenza purtroppo ora ci dice di chiedere, per cui insomma è una cosa che tocca. Ecco, ma specialmente fra le persone senza dimora, gli homeless cosiddetti, lei è mai riuscita a instaurare un dialogo con alcuni di loro, provare a strappare dei pezzi di vita dal loro racconto, cioè o c'è una cortina impenetrabile? No, la cortina impenetrabile c'è per alcuni, per altri ti salutano per la strada perché ti riconoscono. Per cui c'è il saluto, non c'è tanto di più, però il saluto per la riconoscenza di aver aiutato c'è, quella sicuramente. Laura Badiani, presidente del comitato UNICEF di Prato, che cos'è cambiato dal punto di vista della solidarietà durante questi mesi dell'epidemia? Cioè ha cambiato un po' le vostre abitudini e anche la vostra platea? Ha cambiato un po' le nostre abitudini, un po' anche la nostra platea, perché qua come comitato, allora innanzitutto voglio premettere che ho aderito come cittadina e quindi mi sono sentita in dovere di aderire quando Gianluca Mattovani di quelli di Piazza Ciardi mi ha proposto questa cosa, però ecco, l'ho trovato doveroso anche come presidente del comitato di Prato per l'UNICEF, perché mi sembrava assolutamente coerente con le finalità che UNICEF persegue. È cambiato qualcosa perché abbiamo vissuto un periodo in cui è cambiata la visione. Siamo abituati a vedere paesi come il nostro, come l'Italia, come un paese per quanto fa UNICEF, quindi dove fare sensibilizzazione, quindi sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e dove fare, ricorre la settimana dell'orchidea raccolta per aiutare i paesi dove ci sono bisogni essenziali che vengono assolutamente negati. In questo caso la visuale si è
un po' capovolta. Pensate, è la prima volta che dall'ultimo dopoguerra che il Comitato Italiano, l'UNICEF, ha fatto arrivare presidi sanitari e di protezione individuale, mascherine in Italia, cosa che non avveniva appunto dall'ultimo dopoguerra. L'approccio è cambiato perché anche umanamente, personalmente, ho potuto vedere situazioni che non avrei mai forse immaginato. Quindi persone assolutamente come me o come lei che si sono trovate dal giorno alla notte senza avere più le risorse per pagare un affitto, per pagare una spesa con bambini a cui non poter garantire un pasto. Per cui credo proprio sia cambiato. Io spero questo sia anche un momento di riflessione sulle priorità e sui valori. Non sono così ottimista, però spero proprio che sia perlomeno, se non un cambiamento, ma uno spunto di riflessione. L'associazione Giorgio La Pira a Prato non è soltanto un punto avanzato di solidarietà, un'associazione che fa assistenza e carità soprattutto nei confronti dei poveri, degli emarginati. È anche un'associazione che riesce a essere presente nel territorio, a fare rete, come si dice, ma a fare rete con chi sta dalla stessa parte, quella dei poveri e degli emarginati. E durante l'epidemia c'è chi ha fatto questa scelta non avendo proprio nelle proprie finalità di associazione quello della solidarietà. Sto parlando delle associazioni di quelli di Piazza Ciardi, grazie, e c'è Gianluca Mantovani. Gianluca Mantovani che rappresenta un po' le tante anime di questa associazione che attraverso il volontariato durante il lockdown vi siete, come dire, accollati un compito non facile, cioè suonare i campanelli delle persone che avevano bisogno e portarli da mangiare a casa. Sì. Non è facile. No, non è facile, però doveroso secondo me. Noi siamo quelli di Piazza Ciardi e le vie del Serraglio, perché in realtà raggruppiamo anche loro. Siamo 140 associati, non siamo pochissimi. E siamo spinti da il voler aiutare chi è vicino a noi, quello da sempre. Ci teniamo perché siamo convinti che insieme si possa veramente migliorare le cose e con poco tutti si ottengono grandi risultati. La nostra è una zona, sapete benissimo, abbastanza complicata per ragioni storiche ormai da tempo, però insomma piano piano le cose stanno migliorando. E conosciamo Elena ormai da un paio di anni, collaboriamo con lei spesso, perché è un po' anche nella nostra natura il voler aiutare gli altri. Facciamo sempre una serie di eventi legati proprio a creare connessioni, dico io, perché con le persone spesso basta parlarci per affrontare e risolvere i problemi. Quindi quando c'è stato imposto giustamente quel periodo di lockdown, io ho pensato subito ad Elena, a come poteva aiutare lei in questa cosa, perché sapevo che c'era il problema dei pasti, quindi ho chiesto a ragazzi e ragazze, fra le quali anche quelle che avete già intervistato, se erano disponibili a dare una mano a portare e a consegnare questi pacchi, ed è incominciato questo periodo. Periodo che, come diceva Laura, ha smosso un po' le coscienze di molti di noi, perché non fa piacere vedere anche il proprio vicino che magari si trova in difficoltà, ma questo è successo, questo avviene. Quindi che ci sia di monito per capire che purtroppo niente è così poi lontano, quindi è bene essere il più possibile uniti e darsi una mano. Ecco, durante soprattutto le prime settimane di lockdown c'erano questi striscioni alle finestre, alle terrazze, con l'arcobaleno, dove c'era scritto andrà tutto bene, oppure ne usciremo migliori. Io ho sempre avuto un po' di perplessità, però lei che ne stiamo uscendo migliori oppure no? Allora, su questo purtroppo non sono molto, molto positivo. Penso che chi ha come noi un'attitudine a voler aiutare, allora in questo momento ha dato ancora di più a chi aveva bisogno. Sul resto non lo so, perché purtroppo spesso c'è un egoismo profondo nelle persone, che però deve cambiare, e cambia anche attraverso l'esempio di pochi bischeri come noi, che fanno vedere che basta poco per dare agli altri, però è fondamentale, perché una cittadinanza attiva secondo me è l'arma vincente in un'amministrazione che ascolta e insieme alla cittadinanza lavora.
Allora sì. Ecco, quando portavi questi cestini con il pranzo, insomma, la cena nelle case, come dire, come entravi in queste case? Cioè, coglievi un attimo di persone che si vergognavano di questo bisogno? Riuscivi a stemperare con una battuta? Sì, io spesso lo faccio, questo spesso lo faccio per natura, perché secondo me con un sorriso si affronta sempre meglio tutto. Però sì, c'era molto imbarazzo da parte di persone. Tra l'altro ho consegnato anche persone che conoscevo personalmente, che non sapevo purtroppo il cognome, perché in alcuni casi ho anche evitato di andarci. E sì, l'imbarazzo c'era, è ovvio. Però secondo me questo tipo di servizio spiega anche che c'è un qualcosa che funziona, non va tutto male, perché il servizio che viene fatto qui dalla mensa è qualcosa di straordinario secondo me, e che funziona, perché io lo posso dire, l'ho visto con i miei occhi e l'ho vissuto, e vedere negli occhi delle persone comunque sia la gratitudine ha pagato molto più noi che loro, questo glielo garantisco, perché io sono uscito da lì molto più ricco di come sono entrato in questa cosa. Spero di non doverlo riaffrontare, sinceramente, lo spero più per chi è stato benefattore di questi pacchi spesa, perché mi dispiacerebbe rivedere quelle condizioni, però insomma, se dovesse risuccedere, so per certo che ho chi insieme a me è pronto a farlo, questo senza dubbio. Nei corridoi dell'associazione La Pira, di quelli di Piazza Ciardi, si dice che la signora Ambra Giorgetti, che è qui, sia la top score, sia quella che ha consegnato più pranzi, più cestini con il pranzo, è così? Ma penso di sì, ma forse perché io sono una persona che sono già in pensione, avendo più tempo libero, forse sono quella che ha avuto un po' più tempo per fare queste cose, non perché magari le altre persone ne facevano meno, avevano forse meno tempo di me. Ecco, nel consegnare il cestino come ci si sente? Quando si lascia il cestino in una casa oppure a un uomo senza fissa dimora? Ci si sente, diciamo, gratificati, proprio perché le persone ti vedono, ti ringraziano, ti guardi, proprio ti ringraziano col cuore quando arrivi a portargli la roba, proprio ti ringraziano, ecco, esci proprio con il cuore più grande, non so spiegarlo. Lei se lo sarebbe mai immaginato che, come dire, ci fosse il bisogno di portare da mangiare a qualcuno che se no in quel giorno non mangia? No, magari sapendo che qualcuno aveva problemi, però non doverglielo portare direttamente a casa, perché proprio c'erano queste cose gravi. E l'epidemia è stata qualcosa che le ha fatto paura? Mentre faceva questo servizio per gli altri, non si sentiva più in pericolo? No, io infatti tanta gente mi diceva: Mambra, ma come fai ad andare da queste persone? Non pensi che possano avere il Covid, insomma, o qualcosa ti possano attaccare? No, io quello non ho mai pensato, di che andando da una persona mi potesse attaccare qualche problema che aveva lei, mai. Ecco, lei ha detto che è in pensione, quindi ha un po' più di tempo degli altri, eccetera, però questo del, come dire, lavorare per gli altri diventa un grande impegno di vita, una scelta, il volontariato è una scelta. Sì, è certo, il volontariato è una scelta e bisogna farlo col cuore, il volontariato, perché non si può fare con un discorso, il volontariato va fatto col cuore, si deve partire e dire sì, io voglio fare volontariato, basta. Senza pensare a quello che ti devono dare, in senso, no, il volontariato secondo me è una cosa che va fatta col cuore. Ecco, dopo questi mesi in cui portavate appunto il pranzo nelle case, vi siete rincontrati con qualcuno che avete assistito e che vi ha riconosciuto? No, una persona mi ha chiamato perché noi prima di andare nelle case delle famiglie telefonavamo con il nostro numero del cellulare. E ho persone che mi hanno chiamato perché avevano dei problemi, non riuscivano a capire come fare a risolverli. Io l'unica cosa che ho potuto fare, ho chiamato Elena per spiegargli la situazione. Però mi hanno chiamato per telefono le persone. È stato difficile durante il racconto, le testimonianze di questi volontari, evitare che dicessero questo nome Elena. Elena Pieralli, la presidente. Quindi concludiamo con lei, perché è giusto tirare un po' le conclusioni. Intanto,
come dire, si sente parlare ancora di questa epidemia che non molla, i contagi che aumentano, eccetera. Voi siete pronti? Noi siamo sempre pronti, perché siamo sempre pronti, cerchiamo di essere sempre pronti. Ormai noi, da quando l'associazione è nata, 1984, 365 giorni l'anno, quindi il nostro lavoro è costante, alti e bassi, problemi, soddisfazioni, però ovviamente ci dobbiamo adeguare a quello che è l'evolversi della realtà che ci sta intorno, quindi di tutto quello che la città chiede. Ovviamente noi non possiamo e non sappiamo neanche risolvere i problemi, ma cerchiamo di fare il possibile per non acuire alcuni problemi e cercare di alleviare delle situazioni in cui le persone si trovano in reale difficoltà. Quindi io dico sempre, permettetemi gli sporchi brutti e cattivi, no? Quelli che danno noia, quelli che insomma faremmo a meno di averli intorno e di vederli, ma ci sono. Quindi è un dovere cercare di contribuire a far star meglio loro e ovviamente anche chi gli vive accanto. Bene, la sostanza, ringraziamo Elena Pieralli e tutti gli altri volontari. La conclusione è molto semplice: il virus ha cambiato molto i nostri stili di vita, le nostre abitudini, ci ha dato parecchia noia, ce ne sta dando e ce ne darà, però certamente il virus, con il volontariato, con la solidarietà, almeno qui, da questo avamposto dell'Associazione Giorgio Lapira, non ce l'ha fatta. Grazie e buona serata.